ate the vegetables, dog food stalls with the beefcake pantyhose. Cosa hai portato oggi? Sabbia. Ma viene presa direttamente dalla spiaggia? No, scavo, lo portiamo sul sito del comune, dopo andare a messa nella spiaggia. Morte in diretta. Vai là. Dirigo io il traffico. Quello si sta mettendo in posizione. È incredibile come a Jesolo ci sia un traffico così intenso, cioè molto più che magari a Padova, a Treviso, eccetera. Avanti, io sono venuto qua per dare una mano alla fine. Indietro, avanti, no, sto muovendo anche una gru. Un buco, buco proprio sul terreno. Cemento, vero cemento. Ma cosa faranno qui con un buco per terra e del cemento? E uno si fa anche queste domande. Dei tubi. Questo mi ricorda molto l'Amboy Crater sulla Route 66, che era un cratere praticamente creato da un meteorite, o così dicono. In realtà potrebbero fare due soldi proprio con questa cosa qua, cioè dicono che è caduto un meteorite e fanno pagare il biglietto d'entrata, probabilmente come hanno fatto all'Amboy Crater. Adesso sono malizioso a dire così, però è una bella idea. Beh, io effettivamente non avevo mai visto delle fondamenta. Devo dire che è uno scenario da film di fantascienza. Come si chiamava quel film? Max, Mad Max, esatto. Guarda, si potrebbe pensare ad una regia effettivamente. Oi là, vieni giù un attimo. So per te una beva. Dai che te si beo, dica che le beo. Sì, sì, ciao, piacere, Mac. Marco. E te che trovava a fine? Sì. No, perché ti aspettavamo qua. A me non ha detto niente. Comunque sono arrivato, prima o dopo passo. Cosa stai portando qua? Ma ascolta, sabbia. Questo è tutto, il terreno qua è tutto di sabbia. Cioè, a Jesolo è solo sabbia. I primi 30-40 centimetri che sono un po' di terra. E quelle, quelle colonne che vediamo lì? Quelli sono di pali che sono sotto 40 metri di cemento. Che servono per tenere la base del stabile. 40 metri vanno sotto? Sì. Adesso quelli sono perché quando rigettano, fanno fatica a calcolare bene, quelli che escono così vanno demoliti. C'era una macchina che adesso è andata via. E vanno sotto 40 metri. Ah sì. Portano via chiaramente la sabbia o la terra, quello che è, e dopo fanno la colata di cemento. Di cemento. Okay. Alla fine c'è la gabbia di ferro. Alla fine escono così. Se vuoi dei chiarimenti meglio, parli col mio collega lì che ha seguito lui il lavoro. Conosciamo, conosciamo. Ah, dove va sta sabbia? La portiamo su un deposito del comune che serve per quando il mare porta via la sabbia sulla spiaggia, la prendono. Ah, ok. No, perché eravamo preoccupati, ho detto dove va a finire sta sabbia? La buttiamo alto. Adesso gli do una mano anch'io perché l'ha detto Agnese, non perché io voglia. Bisogna una mano, posso essere utile? Bisogna una mano? Sì, vieni qua, dai, vieni sotto qua. C'è un freno che non va. Ah, io sono bravissimo con i freni. Frena, boia. Boia. Come fa la canzone con un cacciavite in mano, ti regolo il minimo, dammi una 13, una 12, ti metto a posto i freni. Che meraviglia. Riconosci la meccanica? Bisogna. Se vuoi arrangiarti, se prendi per strada, cosa fai? Una volta, sì, sono rimasto per strada. Chiamato il meccanico e mi ha detto, allora, apri il cofano, guarda il motore. Sto guardando. Ma non mi dice nulla. No, stamattina sono partito, c'è la ruota destra che non frenava. E praticamente quando freni, mi di traverso. Ah, sì. Adesso... E sei a posto? A posto. In 5 minuti, che uomo. Sei da sposare? Magari. Ah, perché era un buon partito, voglio dire. Ti sta fregando il camion. No, già. No, questo è il mio. Mudanda, il suo. Perché mudanda? Secondo te perché? Significato? Intimo. Sì, ma non mio. E neanche tuo.
di quella, vedi? Ti piace anche il posto, è dotato di tutto sto camion. E invece l'altro maglia desmentica. Ma sai perché? Abbiamo fatto un lavoro e dopo due secondi gli ho chiesto cosa abbiamo fatto per una cosa e non si dimenticava più. Allora io ho detto maglia desmentica. Cioè siete andati a mangiare e lui si era già dimenticato. Probabilmente non era un lavoro importante. Penso. Speriamo. Speriamo. Comunque ricordati. Con un cacciavite? Le regole il minimo. O gli do un'afata o la tolgo. Qua bisognerebbe entrare con il computer. Macchine vecchie. Cioè questo ti smonta un camion con due chiavi così, capito? Adesso vado a caricare. Seguire il tuo profilo con un dito. Cadere dentro è un ottimo consiglio secondo me da seguire, anche evitare di cadere. Quei tubi là grandi servono per le fondamenta, non sai? Penso sì, che sono quelli che fanno le trivellazioni per arrivare a piantare i pali nel sottosuolo. Andiamo a vedere, ma li avevi visti bene questi tubi? Cioè sono pazzeschi. Questi tubi vanno sotto 40 metri e è praticamente una trivella. Allora questi sono i cosiddetti testa di palo. In pratica quando si va a perforare, a fare i primi 7-8 metri di palo, sì? Si va giù, dopo si mette questo, che questa è una guida sia per la benna che viene su, sia per la gabbia e sia per la quota del ferro dove fermarlo. E viene messa solo questa in solo tutti? Ok. Ogni palo per 7-8 metri viene messa giù questa. Dopodiché sotto resta quello che resta, cioè con la betonite il foro resta aperto. La betonite cos'è? È un materiale 5 volte più pesante dell'acqua. Consiste a tenere il terreno aperto, fa pressione. Fa pressione. Tu lavori sempre all'interno di questo. Il foro fino ad arrivare in quota, ogni volta che viene sulla benna la betonite va pompata dentro per mettere ogni metro che fai di tenerla aperta. Quando hai finito cali giù la gabbia, ma anche vai giù col calcestruzzo. Si aspira la betonite che va vagliata tramite quel vagliatore che va separata sabbia e betonite e la betonite va recuperata. Ah, si recupera la betonite? Certo, se no ogni volta. Ah, un costo elevato. E dopo fai una quota a grandi linee perché dopo c'è anche dello sporco, si va sempre più alto che piuttosto giù perché allora quando vai a demolire sei sicuro di trovare proprio il calcestruzzo esatto. Fai vedere il palo perfetto, la portata giusta. Quindi meglio abbondare quando è ficcio. Esatto, esatto. Giusto. E dopo se vengono demoliti, viene demolito l'eccesso. Viene tirato fuori il ferro e si fa le riprese con le gabbie. Ah, col camion di sabbia, quanti viaggi anche fai? 12-13, ma perché andiamo nel sito dato del comune, dopo io resto là con la pala per catastarla. Dopo ho fatto anche quella, vedi? Quella è tutto il risultato di tutti i pali e tutto quel materiale là. Grandi linee, sabbia. Ma va separata dopo? Dopo quella lo operiamo come rintero. La betonite è tutta di là. Una piccola ho capito. Rintero, cioè significa che viene ributtato esatto, dopo? Esatto, perché lo operiamo come materiale. Quanto ci si mette a fare una fondamenta? Se tutto va bene ne fai due al giorno, se no due pali al giorno. Due pali al giorno. Che sono comunque tanti perché ricordiamo che sono 40 metri. 40 metri,
e fai a media di 45-50 metri cubi a palo. Ma vederlo così e farlo è giorno a notte. Giorno a notte. Quanti piani va su dopo il palazzo? Dovrebbe essere 18, 19, 18. Ah, se il palazzo è più piccolo si ridimensiona anche i pali. Ah, okay. Più alto che sei, più piede grande hai. Sì, è vero. Se no, cosa fai? Con questo ringraziamo sempre il nostro gentilissimo amico che è sempre disponibile nello spiegarci tutte le lavorazioni. Questa volta te l'ho spiegato, però, la prossima. Enrico vuole dei soldi adesso. No. Devi venire tu e farti il mazzo così come noi. Va bene, amico? Se tocca, faremo anche questo. Vabbè, grazie. Alla prossima. Follow your love.